diciamo che la situazione qui a Taranto, come dire, è a dir poco complicata. Una cosa è certa, il nuovo commissario è in cerca di un nuovo imprenditore di maggioranza. Pare che ci siano 4-5 manifestazioni di interesse, però quello che determina, quello che è più forte, quello che si sente più parlare è il discorso di ArcelorMittal. Quindi diciamo che gli indiani potrebbero essere i nuovi acquirenti del sito di Taranto. In Arsenale sta accadendo che ormai dopo anni di manutenzioni, riparazioni e costruzioni si sta assistendo allo smantellamento dell'arsenale di Taranto. Questo aggravando con un esubero circa di 500 unità lavorative nelle aziende dell'indotto che abbiamo e che fanno ormai da un cinquantennio la navigazione delle navi italiane nel mondo. Noi continuiamo a sostenere che questo sito produttivo, quindi Ilva Taranto, deve essere, come dire, acquisita nella sua interezza, quindi noi non vogliamo riduzioni di capacità produttive né tantomeno quella occupazionale, quindi per noi si tiene tutto insieme. Taranto noi la vogliamo candidare a essere la prima azienda che potrebbe fare lo smantellamento, svecchiamento e disarmo delle navi. L'arsenale ha dato negli anni 60 e 70 e 80 ha dato quasi 3.000 posti di lavoro, era la prima industria più grossa che c'era a Taranto dopo che è venuta l'Ilva. Dopodiché man mano si è andato sempre ad assottigliare, fino ad arrivare oggi come dipendenti indotto dell'esterno a 500 unità. L'altra cosa, come dire, che sta venendo fortemente fuori in queste settimane è tutto quello che è riferito al discorso delle partecipate, cioè le partecipazioni statali. C'è stato il cambio degli amministratori delegati nei vari settori, da Finmeccanica alle Ferrovie dello Stato, alle Poste, all'ENI e così via. Allora, se cambiare un amministratore delegato in una fase, in un contesto particolare qual è quello del paese, dove tutti a strombattuta l'unica cosa che sanno dire è il discorso della crescita e dell'occupazione, lo dice persino il Papa, lo dice il Capo dello Stato, lo dicono tutti quanti, come dire, i politici, poi stranamente nel momento in cui avviene questo cambio al vertice dei vari settori, la prima cosa che sanno fare è quello di chiudere aziende. Si aprono le porte alla Concordia a Genova, si aprono le porte per Piombino e di Taranto non si parla più. Stiamo subendo una violenza ormai da anni, da circa 3 anni abbondante, che il settore del territorio si sta smantellando perché Tempa Rossa non riesce più a investire sul mercato tarantino. Ilva non riesce a stare con un equilibrio tra città e ambiente su quello che sta accadendo. Noi abbiamo 6.000 persone solo dell'indotto Ilva che sono già fuori 4.500 persone, più un territorio devastato di 7.000 persone. L'altro esempio così forte è il discorso del risanamento delle ferrovie dello Stato. Beh, se risanare un settore vuol dire fermare l'alta velocità a Caserta, così come Cristo nella parabola si fermò ad Eboli, io credo che di risanamento non se ne può parlare, perché quando ti va bene arrivi a Bari con estremi ritardi, una volta arrivato a Bari nel resto della Puglia non puoi più, come dire, viaggiare in treno. Questo vale sia per la Puglia, vale per la Basilicata, vale per la stessa Calabria. Quindi se un risanamento è tagliare e non mettere insieme le varie province dell'intero paese, secondo me non è un risanamento questo. Questo è un taglio vero e proprio, come dire, che da un lato hai sanato i bilanci, ma dall'altro lato hai creato, come dire, forte negatività nella comunicazione, nel discorso del collegamento tra le varie province.